Sono stati una quarantina fra docenti delle scuole di ogni ordine e grado, formatori del CAI, guide e tecnici degli enti locali ad aver preso parte al corso interdisciplinare di geografia a cielo aperto, incentrato sul gruppo delle Pale di San Martino, organizzato dal 9 all'11 luglio dalla Fondazione Dolomiti UNESCO e Fondazione Giovanni Angelini. Obiettivo: imparare a leggere il paesaggio per trasferire conoscenze e competenze ai propri allievi. È stato riservato al gruppo delle Pale di San Martino, San Lucano, che è un gruppo molto bello, un gruppo montuoso molto bello, di cui si analizzano, come negli altri anni, gli aspetti geologici, geomorfologici, ma anche vegetazionali, floristici, vegetazionali, naturalistici in genere, e poi quelli antropici e paesaggistici. Qui siamo nel cuore del sistema dolomitico, in cui confluiscono storie di rocce, storie di ghiacciai e un paesaggio straordinario, sia per gli aspetti floristici vegetazionali, sia per quelli appunto geomorfologici. Qui siamo al contatto tra rocce di natura carbonatica, dolomitica, e rocce di natura vulcanica, più silicatica. Quindi questo dà una ricchezza straordinaria anche alle formazioni vegetali. I corsisti sono giunti un po' da tutta Italia. Da Napoli, perché sono molto appassionata di montagna e le Dolomiti in particolare, ma anche le Alpi sono secondo me fra le montagne più belle del mondo, e poi sono geologa, quindi per me è motivo di studio, di aggiornamento. Sì, io abito a Rocca Pietore, quindi sono locale a differenza di tanti altri che ho sentito vengono da tanto lontano. Però anche noi locali amiamo questi posti ed è bello poterli conoscere un po' di più. Dalla Sicilia, dice che ci sono venuta a fare qui sulle Dolomiti, sono bellissime.